Una buona serata e ben ritrovati con Dentro la Notizia. Era atteso l'intervento questa sera di Franco Metta, candidato della lista Metta, sindaco, arrivato secondo nel ballottaggio dello scorso 18 ottobre, che ha visto vincitore il candidato del centro-sinistra, Francesco Bonito. Prima però di raccontarvi come è andata, andiamo a vedere il servizio sulle ultime notizie dai due conti. Dopo l'elezione e la proclamazione a sindaco, Francesco Bonito tesse le fila per quanto riguarda la giunta comunale, che sarà protagonista nei prossimi 5 anni a Cirignola nel Roggiano. Al momento smentite alcune illazioni giornalistiche su Tommaso Sgarro, che lo vedrebbero come vice sindaco. Intanto, sull'altro fronte c'è da registrare una novità importante. Il leader del movimento Metta Sindaco, attualmente sospeso, Franco Metta, dopo giorni di silenzio, tornerà a parlare nella serata di giovedì 21 ottobre. Infatti, in diretta social farà le sue prime dichiarazioni ufficiali dopo la sconfitta subita al ballottaggio dello scorso 18 ottobre. Va anche ricordato che Metta ha totalizzato 10.040 voti, una sconfitta che certamente nessuno si sarebbe aspettato, e si aspettano le parole del cicognino per capire quale sarà la sua linea politica. E la sua linea politica l'ha espressa Metta proprio circa un'ora fa nell'intervento che ha tenuto nel suo quartier generale, una condizione a tutto tondo in cui ha accusato il centro-sinistra, ma non ha fatto sconti nemmeno a Fratelli d'Italia, con accuse ben specifiche rivolte ad Antonio Giannatempo, il candidato del centrodestra, che come sapete poi era stato eliminato al primo turno insieme a Francesco De Cosmo. Ma per saperne di più, i dettagli, per una sintesi completa di quello che ha detto Franco Metta, ci colleghiamo con il nostro inviato Tonino Giancola. Tonino! Ciao Mimmo, mi Ciao Mimmo. senti? Perfettamente, vai pure. Allora, possiamo dire che questa sera parte questa nuova avventura. CDF, commozione, determinazione, forza. Quindi da domani parte questo nuovo progetto con Franco Metta. Ci sarà questo nuovo gruppo che verrà formato con, ovviamente, come presidente Franco Metta e con tutto il resto dei ragazzi che hanno collaborato con lui e che continuano fortemente a collaborare con questa, è stata chiamata, tu hai seguito, giunta fantasma. Quindi sarà una vera e propria giunta comunale che lavorerà a fianco dei cittadini. Quindi ci sarà tanta collaborazione con i cittadini, si andrà a capire, a trovare il problema della città, quale può essere. Non ci sarà ostruzionismo, la cosa che è stata, come ben sentito, è stata chiarita, è stata voluta fortemente questa cosa, affinché non ci siano offese da parte di tutti sui social. Quindi bisogna far lavorare questa nuova giunta in perfetta sintonia, in perfetto rispetto. Io mi auguro che sia da ambo le parti. Diciamo, questo progetto nasce per essere al fianco del cittadino e auguriamoci che tutto questo venga rispettato da tutti. Niente, tanta emozione, ma come ti dicevo, c'è stata poi anche tanta determinazione, tantissima gente. Tutti fortemente vogliono questo cambiamento nella Cerignola che amiamo. Spero che tutti amiamo. E che dire, Senti Mimmo? Tonino, nel corso Tu hai seguito, hai sentito tutto quello che c'era da sentire. La cosa bella è che si continua da domani, si continua, a parte questo nuovo progetto. Senti Quindi Tonino, a breve nell'intervento sapremo che è stato fatto Il da nome di questa
di questo gruppo, di come si chiamerà e il simbolo che avrà. La cosa certa è che il presidente sarà Franco Metta e poi verranno associati gli assessori fantasma, gli assessori fantasma che vigileranno sulla città, quindi su tutti i problemi che la città ha e ci sono, e quindi si andranno a capire, a scoprire, ma bisognerà collaborare con la gente di Cerignola, quindi la gente di Cerignola non viene lasciata da nessun parte, da nessuna parte. Sicuramente sarà sempre supportata da tutti, sia dalla, sia dai vincitori, ma non dai perdenti. Senti Tonino, Tonino, nel corso dell'intervento che ha fatto dal suo quartiere generale, se ho ben capito anche il passaggio che è stato fatto, ci sono state insomma un paio di accuse velenose nei confronti del centro-sinistra e anche di Antonio Giannatempo. Confermami se è vera questa cosa. Ma Mimmo, tu sai benissimo che, come dire, in campagna elettorale diciamo che tutto è consentito nei limiti del possibile. Tutto sommato Cerignola questa volta ha sforato di brutto, ma da tutte le parti. Adesso non dobbiamo accusare né una parte né l'altra, mettiamoci tutti e diciamo un'unica parola: abbiamo sbagliato tutti, punto, abbiamo sbagliato tutti. Adesso è l'ora di ritornare nei ranghi, di fare le persone serie. Adesso ognuno si assume la sua responsabilità. Chi ha vinto si assume la responsabilità di governare la città per il bene dei cerignolani, e quindi ci sono tante cose da fare, tantissime priorità di questa città. Adesso bisogna iniziare a lavorare seriamente. Chi ha perso ovviamente non sta a guardare, chi ha perso vi sta già dicendo che da domani parte questo nuovo progetto e sarà esclusivamente un'aggiunta comunale fantasma al fianco del cittadino. Quindi di che cosa stiamo parlando? Dammi una risposta. Bene, vedremo allora quali saranno gli sviluppi e naturalmente informeremo come sempre i nostri telespettatori sull'andamento della situazione dei prossimi giorni. Tonino, veramente grazie per la tua corrispondenza e soprattutto per il tuo contributo per il nostro telegiornale. Grazie a voi e permettimi di chiudere sinteticamente questa serata, al di là di tutto quello che si può dire, di tutto quello che si farà, di tutto quello che si starà già facendo. Una cosa mi preme ed è importante: cerchiamo di amare Cerignola, cerchiamo di amare Cerignola, punto. Chiudo bene, così. Speriamo che vada tutto per il verso giusto. Grazie al nostro inviato Tonino Gianco, la buon riposo. Grazie Mimmo, a voi tutti una buona serata. Grazie a Tonino Gianco, il nostro inviato. Adesso andiamo avanti con le altre notizie del nostro giornale. L'episodio che si è verificato a Stornarella, nel quale sono stati brutalmente aggrediti due fratelli, è stato al centro dell'incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. I sindaci dei cinque reali siti hanno chiesto un potenziamento dei presidi di sicurezza e la possibilità di prevedere l'istituzione di una sezione distaccata del commissariato di Cerignola ad Ortanova. Per il prefetto di Foggia Esposito, che si dice fiducioso che i responsabili saranno arrestati. Ricordiamo che i due fratelli di Ortanova, uno dei quali è ricoverato in prognosi riservata da 21 giorni per le gravi lesioni subite. Dopo l'elezione e la proclamazione a sindaco. Un attimo, scusate, non era questo il servizio che doveva andare in onda. Il servizio in questione è quello dell'acquisto di un defibrillatore che è stato donato alla città di San Marco La Capola. Anna Ricciardi, Telecattolica.
Si è svolta l'inaugurazione e la posa del defibrillatore negli spazi di Casa per la Vita Brecciolosa di San Marco Lacatola, la struttura residenziale sociosanitaria gestita da Sicura che accoglie persone affette da problematiche psicosociali e psichiatriche. Grazie alla presenza dell'apparecchio salvavita, il cuore degli operatori batterà con maggiore solidarietà perché sarà in grado di intervenire con efficacia per salvare vite umane, per scongiurare la morte cardiaca improvvisa. E quello dell'inaugurazione è stato un momento di festa, di partecipazione, di condivisione importante per la comunità, che grazie all'intervento e alla donazione di Sicura potrà fare affidamento sul nuovo dispositivo elettromedicale. Casa per la Vita Brecciolosa diventa infatti per tutta quell'area dei Monti Dauni un presidio di soccorso con personale qualificato capace di intervenire in caso di necessità. Il nostro rapporto con la comunità è sempre stato molto stretto. Abbiamo il desiderio di non essere solo una struttura di accoglienza, ma anche uno spazio attivo dove fare cultura, iniziative e laboratori. Vogliamo essere parte integrante della comunità, ha spiegato Carmine Spagnuolo, presidente di Sicura. Si terrà il prossimo 25 ottobre alla presentazione del libro nel liquido paese degli Elbi di Floriana Sciannamea. L'incontro è rivolto in particolare ai bambini dai 7 anni in su. Si tratta di un'iniziativa che si inserisce nell'ambito delle attività culturali di Teca del Mediterraneo. La Biblioteca del Consiglio regionale pugliese realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura con attività destinate ovviamente a tutti i cittadini ed agli appassionati di lettura. Ed eccoci alla pagina sportiva, cominciamo con l'Europa League. Ha pareggiato 0-0 all'Olimpico la Lazio contro l'Olimpico Marsiglia, mentre in Conference League brutta sconfitta della Roma che è stata battuta con un tennistico 6-1 dal Bodo Glimt. In questo momento, mentre andiamo in onda, si gioca la terza giornata di Europa League con la sfida tra Napoli e Legia Varsavia. Il risultato, quando siamo giunti al 27esimo minuto del primo tempo, vede le squadre ancora sullo 0-0. Tra le altre sfide che si sono sbloccate, quella di Basilea 1-1 tra Basilea ed Omonia e quella di Eindhoven, dove a sorpresa il Monaco è in vantaggio sul VSV Eindhoven per una rete a zero, mentre a Glasgow, e qui siamo al 27esimo, Rangers avanti sul Bremby per una rete a zero, mentre 2-0 dello Sparta Praga contro il Lione. Ma parliamo anche del campionato di Serie D con l'Audace Cerignola che conquista una nuova vittoria e batte con un sonoro 4-0 il Biceglie. Dopo le due sconfitte con Casarano ed Altamura e il ritorno al successo contro il Gravina, l'Audace Cerignola suona la quarta sinfonia. Al Monterisi, nell'impresa settimanale della settima giornata della Serie D, i gialloblu Ovantini battono per 4-0 il Biceglie. Un primo tempo abbastanza intenso e gradevole tra le due formazioni. Si segnala una doppia occasione con lo Iodice, con il pallone fuori di poco nella prima circostanza ed un palo nella seconda. Nella ripresa il vantaggio con le firme di Allegrini al quarto minuto di testa su azione da calcio d'angolo. Il raddoppio con Mincica al minuto 26, poi il triss di Tascone al 31esimo e la quaterna di Lojovic al 36esimo. Riscattate dunque le sconfitte citate, si punta nuovamente alla vetta della classifica. Prossimo impegno il 24 ottobre a Caserta contro la Casertana vincente 5-1 sul Gravina. Ed è tutto per questa edizione di Dentro la Notizia. Vi ringraziamo come sempre di averci seguito. Vi ricordo che le notizie e i servizi e le edizioni dei telegiornali li ritroverete sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo domani alle 12:45, eccezionalmente con Daybreak 24. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.